Ben ritrovati al telegiornale Oristanese. Apriamo con la cronaca. La squadra mobile della Questura ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti di un giovane oristanese che negli anni avrebbe vessato la compagna con violenze e maltrattamenti di ogni tipo. La donna, dopo l'ennesimo sopruso, si è rivolta al centro antiviolenza Donna Eleonora ed è stata accompagnata in questura dalle operatrici, dove ha riferito quanto accaduto in anni di sofferenze, senza però voler denunciare l'uomo. Gli agenti hanno comunque iniziato le indagini, acquisendo forti elementi probatori a carico del soggetto. Nei confronti dell'uomo, un quarantenne residente aoristano, la Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal GIP l'emissione della misura cautelare in questione. Qualora l'uomo violi le prescrizioni impartite dal giudice, verrà subito assoggettato a una misura cautelare ancora più grave. Incidente questa mattina nell'intersezione fra la strada Persili e la provinciale in direzione di Pardunou. Una donna che viaggiava su una Citroën ha svoltato senza rendersi conto che sulla carreggiata opposta proveniva un altro veicolo. Nell'impatto fra le due vetture, il marito della donna che viaggiava al suo fianco ha battuto violentemente il capo. Gli operatori del 118, giunti sul posto, hanno trasportato l'uomo, originario di Ollastra, all'ospedale San Martino della città. La donna che era alla guida e i passeggeri del secondo veicolo non hanno riportato gravi ferite. Nella seduta del Consiglio Comunale del 26 marzo sono state discusse a Oristano diverse interpellanze. Sentiamo i dettagli nel servizio. Legittimità della composizione dei revisori dei conti, strade di Pardu Accas, discesa per disabili, palazzetto dello sport di Sarrodia, regia giudicale. Questi i temi delle interpellanze discusse nel Consiglio Comunale di martedì 26 marzo. Il segretario generale del Comune di Oristano ha risposto a una richiesta presentata dal consigliere Maria Ubinu sulla legittimità della composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, precisando che la nomina è stata effettuata in base a quanto previsto dalla normativa. I nominativi sono stati attinti dall'elenco regionale. Patrizia Cadau ha illustrato l'interpellanza sulle strade di Pardu Accas, evidenziando uno stato di abbandono tale che impedisce ad alcune famiglie di accedere alle rispettive proprietà. L'assessore ai lavori pubblici Francesco Pinna ha precisato che dopo la presentazione dell'interpellanza ha verificato le condizioni delle strade insieme a un tecnico comunale senza riscontrare particolari disagi. Pinna ha risposto anche a un'interrogazione urgente presentata dai consiglieri Muru, Solinas e Tatti sulla sistemazione della discesa per disabili di via Dorando Petri di fronte agli uffici dell'INPS. Abbiamo già fatto un sopralluogo con i tecnici comunali. L'accesso per i disabili necessita di un intervento di modesta entità che realizzeremo a breve. Il consigliere Francesco Federico ha illustrato l'interpellanza sulla mancata disponibilità del palazzetto dello sport di Sarrodia per l'incontro internazionale di pallavolo tra le nazionali maschili di Italia e Giappone. Non è vero che il sindaco non ha concesso il palazzetto. La FIPAV non ha mai fatto alcuna richiesta di utilizzo della nuova struttura, ha risposto l'assessore Pinna. L'assessore Massimiliano Sanna ha risposto all'interrogazione dei consigli di minoranza sul trasferimento della regia giudicale al comune di Oristano, spiegando che l'edificio è di proprietà del demanio. Il comune già dal 2005 aveva formalizzato la richiesta di acquisizione e esercitato il diritto di prelazione. Questa giunta ha avuto interlocuzioni con il demanio per dare attuazione agli obiettivi di mandato e restituire il bene alla città. Con 14 voti a favore, il Consiglio Comunale ha adottato il piano di lottizzazione convenzionata in zona Aia de Matta. Si tratta di un unico lotto edificabile che ospiterà un fabbricato con destinazione d'uso direzionale e terziario, un insediamento che ospiterà attività commerciali. L'assessore ai servizi sociali Francesca Loi, insieme al sindaco Andrea Luzzu, rispondono alle accuse della minoranza relative al ritardo sui pagamenti del Plus. Sentiamo. Dura presa di posizione dell'assessore ai servizi sociali del comune di Oristano, Francesca Loi, dopo le accuse della minoranza relative ai ritardi nei pagamenti delle fatture alle cooperative che effettuano i servizi essenziali previsti dal Plus. Sono state liquidate gran parte delle somme dovute alla cooperativa Insieme si può, impegnata nei servizi essenziali previsti dal Plus, ha dichiarato Loi. Ogni polemica sollevata è solo pretestuosa. Le accuse, secondo l'assessore Loi, mettono in evidenza solo una parte della verità. Non è corretto che
che l'opposizione usi le cifre a proprio piacimento. Nel caso specifico, il debito del comune di Oristano in veste di capofila del Plus nei confronti della cooperativa Insieme si può, alla data indicata dai consiglieri del PD, non era di 153.000 euro, ma di poco oltre i 19.000 euro, visto che 2 settimane prima era stato effettuato un pagamento di oltre 133.000 euro più IVA alla stessa cooperativa. Se i due consiglieri PD lo sapevano, è una scorrettezza. Se non lo sapevano, è sintomo di poca attenzione nella lettura delle carte, che sono a disposizione di ogni consigliere nel nome della trasparenza. L'assessore Loi e il sindaco Andrea Luzzu non negano l'esistenza di problemi che non consentono la giusta celerità nei pagamenti verso le cooperative, ma respingono le accuse di scarsa sensibilità ai problemi di chi necessita dei servizi del Plus. I rallentamenti, in parte, aggiungono, risentono anche dei ritardi di alcuni comuni nella corresponsione della quota del 20% dei costi del servizio di loro competenza e del carico di lavoro del personale, che è costretto a sopperire ai disagi creati dall'esodo di alcuni lavoratori che, vincitori di concorso in altre sedi, comprensibilmente lasciano il Plus. La burocrazia sarda in rivolta per il blocco di incarichi e nomine. Sentiamo il punto di Paolo De Sugus. Ha creato irritazione e qualche scompiglio la decisione del nuovo presidente della regione Christian Solinas, che ha imposto un'alta alle nomine, promozioni, bandi di gara, assunzioni e concorsi, richiamando una quindicina di enti, le ASL, gli enti e le agenzie che fanno capo alla regione sarda e che tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 in diversi casi hanno fatto man bassa delle opportunità fino ad allora concesse. Ora l'invito è quello di astenersi dall'adottare atti che esulino dall'ordinaria amministrazione. Ad essere interessati sono l'ATS Sardegna, le aziende ospedaliere universitarie di Cagliari e Sassari, l'Areos, azienda sanitaria del 118, l'Istituto Zooprofilattico, l'Agenzia Sarda per le Entrate, la Conservatoria delle Coste, l'ERSO di Cagliari e Sassari, Sardegna Ricerche, Forestas e il truppone composto da Laore, Agris, Argea, Arpas, Area, Enas e l'ISRE di Nuoro. L'obiettivo è di porre un freno ad un'attività straordinaria portata avanti e intensificata nelle more dell'insediamento dei nuovi organi di governo della regione. Il richiamo principale è verso il sistema della sanità, che si intende riformare, così come emerso anche dalle indicazioni di voto. Invece, sostiene la nota dell'ufficio stampa del presidente, le aziende sanitarie starebbero dando attuazione alla ridefinizione della rete ospedaliera approvata dal Consiglio regionale il 25 ottobre del 2017, che non ha ancora perfezionato il suo iter anche in assenza del placet del Ministero. Blocco infine anche alla società in house che dovrebbe gestire il servizio finora svolto dall'AIAS attraverso la contrattualizzazione di centinaia di nuove figure professionali senza una chiara e condivisa strategia. Il Comune di Oristano ha indetto una selezione pubblica per titoli per il conferimento dell'incarico professionale di direttore scientifico dell'ISTAR, l'Istituto Arborense per la Ricerca e Documentazione sul Giudicato ed Arborea e il Marchesato di Oristano. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 12 aprile 2019 al protocollo generale del Comune di Oristano. Navi cinesi per la Sardegna. Da Oristano parte l'allarme amianto. Sentiamo i dettagli. A Oristano si torna a parlare di amianto, materiale pericoloso per la salute per via delle sue fibre che si liberano facilmente nell'aria e che sono potenzialmente inalabili. Per questo il maggior rischio si corre quando si viene esposti a particelle sprigionate durante la lavorazione o per qualsiasi sollecitazione esterna. Una volta respirate, queste fibre si possono accumulare nei bronchi e negli alveoli polmonari, provocando danni irreversibili ai tessuti, spesso di natura cancerogena. L'associazione Esposti Amianto in prima linea contro la fibra killer. Ora è in rivolta contro il gruppo Arbatori Onorato, che ha acquisito diverso tempo fa 2 navi costruite nei cantieri cinesi, da destinare al trasporto civile e commerciale nelle tratte dalla Sardegna e per la Sardegna. La Cina, così dichiara una nota il presidente dell'associazione Giampaolo Liliu, è una delle nazioni con il maggior utilizzo di materiale amianto per la costruzione dei propri manufatti. Inoltre, nei cantieri navali cinesi per la costruzione di navi di qualsiasi tipologia,
viene impiegata in modo massiccio la fibra killer. Con una lettera indirizzata anche al Presidente del Consiglio Conte, ad alcuni ministri competenti e al neoeletto Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, il Presidente Liliu chiede un intervento urgente per conoscere quali siano le garanzie poste dal governo italiano relativamente all'accordo di commercio internazionale tra il gruppo armatorio Norato e i cantieri navali cinesi. Dal 1992, con la legge 257, è stata messa al bando la produzione, la commercializzazione e l'estrazione in tutto il territorio nazionale del materiale amianto, ha aggiunto Liliu, ma sempre più frequente è l'importazione di prodotti che vanno dalle autovetture alla componentistica automotive, ora alle navi nel nostro territorio, con l'indifferenza delle istituzioni e delle strutture che hanno ruoli e compiti a contrastare tale fenomeno. I volontari del soccorso oristanese domenica 31 marzo saranno presenti al centro commerciale Porta Nuova per effettuare delle simulazioni di soccorso, intrattenere i bambini e dare informazioni sulle loro attività nel territorio oristanese. Potrete trovarli dalle ore 10 alle 14 e dalle 16 alle 20. Sono ormai due giorni che il giovane oristanese Paolo Palumbo, da 3 anni affetto dalla sclerosi laterale amiotrofica, ha iniziato uno sciopero della fame. Gli abbiamo chiesto di spiegarci il motivo della sua battaglia. Sentiamo. Mi chiamo Paolo, ho 21 anni e dal 2015 soffro di sclerosi laterale amiotrofica. Ieri, 26 marzo, ho iniziato uno sciopero della fame per manifestare la mia rabbia, così come quella di migliaia di disabili e malati gravi, nei confronti di uno Stato che quando si tratta dei più deboli preferisce voltarsi dall'altra parte. Paolo Palumbo è il più giovane fra i malati riconosciuti in tutta Europa, una diagnosi infausta che non gli ha però tolto la voglia di andare avanti. Aveva manifestato più volte la volontà di voler mettere in atto un gesto forte che potesse accendere i riflettori sulla condizione di chi, come lui, combatte con la SLA. Una malattia rara ma ben conosciuta in tutta l'isola a causa dell'elevato numero di casi. Se in Europa si ammalano 2 persone ogni 100.000 abitanti e in Italia l'incidenza è di 6 malati, in Sardegna sono 18 ogni 100.000, ossia il triplo. Abbiamo ancora davanti agli occhi la figura di Salvatore Usala, scomparso nel settembre del 2016 dopo 10 anni di lotte per il riconoscimento delle cure e dei diritti del malato. Oggi quella battaglia è combattuta nella stessa maniera da Paolo, il giovane chef oristanese divenuto famoso per aver creato un modo che permette a chi non ha più la possibilità di assumere il cibo solido di sentirne comunque il sapore. Lo sciopero di Paolo ha lo scopo principe di richiedere l'attivazione di una terapia sperimentale denominata Brainstorm, che come ci spiega ha dei costi proibitivi e per ora è usata solo negli Stati Uniti d'America. La battaglia portata avanti dal giovane oristanese è anche quella dei numerosi malati della Sardegna. Abbiamo chiesto a Paolo che tipo di risposta si aspetta dalla politica. Mi rivolgo ai ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al ministro Fontana, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre nei palazzi della politica si discute sulle spese miliardarie per le grandi opere pubbliche, ci sono migliaia di italiani che vivono nelle loro case appesi al filo della speranza da tagli dai politici durante le campagne elettorali. Scrivete con noi una storia nuova e ve ne saremo eternamente grati. Favorite l'arrivo di quella terapia nel nostro paese, affinché sia accessibile a tutti coloro che ne hanno bisogno. Fateci sentire protetti, e io metterò fine al mio sciopero. Ci sentiamo dire spesso, dateci tempo, ma per malattie neurodegenerative come la SLA il tempo è solo un nemico. E l'augurio è che la sanità e la medicina possano davvero fare dei passi da gigante per rendere chi è affetto da questa malattia invalidante finalmente abile, parafrasando le parole di Paolo. Sabato 30 marzo alle ore 17.30 all'Auditorium Sancti Antoni si terrà la conferenza dal titolo Ricerche geoarcheologiche ed ecologiche nell'area del Golfo di Oristano. L'evento è organizzato dall'Assessorato della Cultura e dalla Fondazione Sesartiglia Unlus, si inserisce nel ciclo di incontri dal titolo Una città nella storia, curato da Museo Oristano. E si svolgerà sabato 30 marzo a Milis un convegno sul Punteruolo Rosso. Sentiamo.
Si torna a parlare di punteruolo rosso nell'Oristanese. Il grosso e maledetto coleottero, giunto da tempo in Italia tramite le importazioni dall'Asia e non trovando un predatore naturale, sta divorando le palme presenti in città e nei paesi, causandone la morte nonostante le giunte comunali si siano attivate per cercare, attraverso una prevenzione, di limitare quanto più possibile i danni. L'insetto riesce infatti a volare per lunghe distanze che giungono al chilometro e pertanto anche in presenza di una sola palma infetta può rappresentare una minaccia per quelle sane. Se ne parlerà a Milis sabato 30 marzo nel corso di una conferenza dal titolo La diffusione del punteruolo rosso e i mutamenti nel nostro paesaggio, organizzata dal Rotary Club di Oristano e patrocinata dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Oristano. I lavori si svolgeranno a Villa Pernis a partire dalle 10:30, saranno aperti dal professor Raimondo Zucca con una relazione dal titolo Phoenix, una presenza antica. Seguirà l'intervento di Dora Soru che parlerà della diffusione del punteruolo. Achille Loi spiegherà quali sono gli strumenti di prevenzione contro il coleottero, mentre Italo Vacca chiuderà i lavori con la relazione intitolata Visioni per una Sardegna post punteruolo. A seguire è prevista una visita ai giardini di Villa Pernis. Sabato 3 agosto è previsto il concerto di Fiorella Mannoia nella Piazza Duomo del comune di Oristano. La cantante presenterà il suo ultimo album. Il concerto rientra fra gli appuntamenti del Festival Dromos. Un'azienda con sede a Cabras ricerca 5 cameriere di ristorante con ottima conoscenza della lingua francese, prive di impiego da almeno 24 mesi. Sono richiesti inoltre il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni previste dalla legge 92 del 2012, esperienza nella mansione e patente. B. Chi fosse interessato deve presentarsi al centro per l'impiego di appartenenza. Un pitbull femmina di nome Yuma si è persa ieri pomeriggio. L'ultima volta è stata vista in via Tarros a Nuraki, lungo la strada che conduce a Cabras. Il suo proprietario Mike Cavoni rassicura sul fatto che il cane può essere avvicinato perché non è aggressivo e chiede a chiunque la avvistasse di contattarlo nella sua pagina Facebook, appunto al nome di Mike Cavoni. Era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione del TG Oristanese. Vi ricordo che, come sempre, potete contattarci all'indirizzo redazione@supertvoristano.it o sulla nostra pagina Facebook. Buon proseguimento!